Vi è mai capitato di stare tranquillamente su TikTok a scorrere tra i video e ad un certo punto vederne uno che vi ha fatto venire la pelle d'oca? Benvenuti o bentornati nella rubrica del lato oscuro di TikTok. Nella puntata odierna voglio raccontarvi la storia di un profilo TikTok che mi ha particolarmente incuriosito e affascinato. Per farlo al meglio, ho deciso di invitare un ospite sul canale che mi aiuterà a far luce su questa macabra storia. Mr. Amon, a te la parola. Salve ragazzi, sono Mr. Amon. È un piacere oggi raccontarvi insieme a Soul Horror una storia. Una storia che mette le radici nelle paure più intime e profonde. Se dopo questo video avrete ancora voglia di essere pervasi da brividi, vi consiglio di dare uno sguardo ad un altro video realizzato in collaborazione e disponibile sul mio canale. Ora però non perdiamo altro tempo e iniziamo il nostro macabro viaggio nel lato oscuro di TikTok. Nell'aprile di quest'anno mi sono imbattuto in un video particolare su TikTok. Veniva mostrato il dipinto di un sole all'interno di una casa che sinceramente mi ricordava un murder house di American Horror Story. Ma quella volta non feci tanto caso al video. E infatti, se devo essere sincero, lo ignorai. Ma recentemente sono venuto a conoscenza di tutta la storia assurda che lo circonda. Esatto, non avrei dovuto ignorarlo, perché da quel momento si sono susseguiti una serie di macabri eventi all'interno di quella casa. E la storia che è venuta a crearsi, oltre ad avere dell'incredibile, è anche molto più disturbante di quanto possa sembrare all'apparenza. Ma partiamo dall'inizio. La storia di oggi ha proprio inizio nell'aprile del 2021, quando l'account TikTok Soulmori pubblica un video in cui mostra le cose strane presenti nella sua casa. Oltre a strani resti di animali, macabri lampadari e scalinate sinistre, la ragazza fa vedere un teatro di burattini abbandonato. Qui è presente lo strano dipinto del sole, sul quale c'è scritto «Gilbert, sorridi». Mentre riprende la strana opera d'arte, spiega che un certo Gilbert vive lì e che non è molto gentile. Ma non ci rivela molto altro e il video finisce così, incuriosendo oltre 1 milione di persone. Non contenta, la community di TikTok le chiede di svelare più dettagli su Gilbert. Chi era? Una persona? O forse un'entità? Molto presto Soulmori li accontenta e spiega tutto ciò che sa. Nel video racconta: «Questo è Gilbert. Uno strano dipinto che si trova nell'attico da quando la mia famiglia si è trasferita qui. Si crede che l'abbia dipinto il proprietario precedente, ma non ci disse nulla a riguardo. Molti hanno provato a coprirlo con della carta da parati, ma senza risultati. Sento un'energia davvero negativa provenire da lui. Mia nipote diceva di averci parlato, quindi le ho chiesto alcune cose». Yeah, Gilbert's like one of my best friends. Where did he come from? I don't know. I think the man that used to live here painted it. Is Gilbert friendly? Does he speak to you? Yeah. What does he say? Because I don't pray. Bene, fin qui nulla di troppo spaventoso e inspiegabile, ma ciò che la ragazza scopre più tardi ha dell'incredibile. Dopo aver mostrato la grandezza del dipinto, dice di aver fatto una scoperta terrificante. E nel video seguente ce lo mostra. Fa vedere che sua nipote stava cantando la canzone You Are My Sunshine, proprio sotto il dipinto di Gilbert, e bussava sul pavimento. Quindi la ragazza e suo fratello aspettano che la piccola vada a dormire per investigare. E proprio dove la nipote stava bussando, notano che una tavola del pavimento era allentata. La sollevano e guardate che cosa trovano lì sotto.
tavola Ouija. Il sole disegnato ricorda particolarmente il sinistro dipinto e, come se non bastasse, nel suo retro sono incise le parole a Gilbert. In un secondo momento trovano anche la planchette della tavoletta, ma prima di provare ad utilizzarla, Saul Mori condivide un altro video. Mostra che suo nipote guarda verso il dipinto ridendo e inizia ad avere una sorta di conversazione, ma senza interlocutore. Da come parla, sembra proprio che stia discutendo con un bambino o con qualcuno che finge di esserlo. Ma ovviamente la storia è tutt'altro che finita. Saul Mori, oltre a condividere video strani, è un artista. Quindi decide di unire le due cose e rivela al pubblico che, non riuscendo a togliersi Gilbert dalla testa, decide di disegnarlo come se lo immagina. Secondo lei, Gilbert è lo spirito di un bambino sperduto e crede che qualcosa di davvero orribile gli sia capitato quando era in vita. Ha l'impressione che sia molto disturbato e triste. Mentre disegna, rivela che da quando si è trasferita in quella casa non si è mai sentita davvero sola. Sente che la presenza di uno spirito infantile sia lì con lei, uno spirito che cerca di comunicare ogni giorno di più. Ma ad ogni modo, il mistero di Gilbert non farà altro che infittirsi col passare del tempo. Una volta finito il disegno, infatti, Saul Mori rivela che i suoi vicini le hanno detto di aver visto un bambino guardare fuori dalla finestra quando non c'era nessuno in casa. Ovviamente, quindi, le persone hanno iniziato a farle tantissime domande nei commenti dei suoi video. Erano tutti incuriositi dalla storia del piccolo Gilbert. Perciò la ragazza decide di rispondere alle domande frequenti con un video. In poche parole, racconta di non vivere più in quella casa, ma la sua famiglia si trova ancora lì, quindi va a visitarla molto spesso. Aggiunge che sta facendo delle ricerche riguardo la casa per cercare di capire la sua storia ed eventualmente scoprire chi vivesse lì in passato. Infine, promette di documentare tutto quanto, dato che trova la storia terribilmente interessante. E come lei, decine di migliaia di persone volevano sapere di più. Ma proprio in un momento come questo accade qualcosa di agghiacciante. La nipote di Saul Mori le sta spiegando che Gilbert le ha riferito la presenza di un'altra tavola traballante nel pavimento. E prima ancora di riuscire a controllare, registrano in un video un'inquietante voce incorporea. Because the floor was wobbly. Yeah. It's a bit wobbly. Oh yeah, because there's like holes and stuff, isn't there? Yeah. Whoa. Did you hear that? Whoa. Oh my god, did you hear that? It's okay. It's okay. Gilbert's fine. Onestamente, sembra tutto fuorché la voce di un bambino. Yeah. Ma in un video pubblicato poco dopo, la nipote comunica ancora con Gilbert. E il dubbio che non stia parlando con un bambino fa venire i brividi. Bene, ora che conoscete la base di questa storia, è finalmente arrivato il momento di entrare nel vivo delle vicende, nella parte più macabra e spaventosa. Come potete immaginare, i video caricati dall'utente sono davvero tantissimi, quindi cercheremo di essere i più sintetici possibili, facendo comunque attenzione a non tralasciare i dettagli più importanti. La prima cosa essenziale da sapere è che la nipote di Saul Mori ha fatto un disegno di Gilbert basandosi su ciò che ha visto e avvertito. Mentre lo disegnava, la ragazza le faceva domande sul suo conto, e ciò che venne fuori mette i brividi. Ok. How old is Gilbert? 6. Oh, is he nice? Sometimes. What does he do if he's being mean?
He hides my favorite toys. Why does he hide them? Probably like under beds or in walls or something. He's crying. He's crying blood for some reason. Why? Because he's sad and Gilbert cries blood. Finished! This is Gilbert. The reason why it looks like there's stitches on his face is because his family forced him to actually smile, so they put stitches on his face. Why did they do that? Because he always talked too much and he never smiled. Not even in the family photos. Stando a quanto dichiarato dalla bambina, Gilbert ha avuto una vita poco felice, dettata da abusi e violenze. Insomma, se davvero fosse così, non c'è da sorprendersi se il piccolo prova ancora a comunicare. Ma oltre a ciò, mentre Saul Mori mostra ancora una volta la tavola Ouija trovata qualche giorno prima, sua nipote corre nella stanza e le mostra un bambolotto che ha trovato proprio sotto il dipinto di Gilbert. Dice che è stato lui a dirle dove si trovasse. A questo punto, per molte persone è evidente che quella fosse la bambola di Gilbert, il giocattolo che utilizzava quando era ancora in vita. Ma ragazzi, le cose strane sono appena iniziate. Saul Mori riesce finalmente a trovare una foto della sua casa che risale al 1916. La trova grazie ai registri di censimento del Regno Unito e ritrae la primissima famiglia che ci abitò. La ragazza spiega che si possono notare un uomo e una donna, di nome John e Maud. Nei registri è anche presente una bambina di nome Dorothy e un bambino che, guarda caso, si chiamava proprio Gilbert. La ragazza crede proprio che quella figura alla finestra sia il piccolo Gilbert, ma non è sicura di capire il motivo per cui non fosse con il resto della sua famiglia. Rivela inoltre di avere la sensazione che qualcosa di terribile sia accaduto in quella casa. E vedendo questa foto posso dire con assoluta certezza di percepire la stessa identica sensazione. A questo punto, quindi, è evidente che la storia di Saul Mori non ha niente da invidiare nemmeno ai migliori film horror. Ma ancora una volta, la nipote della ragazza fa delle rivelazioni scioccanti. Non mostreremo i video, poiché il bambolotto viene mostrato appeso dal collo, ma ovviamente lo potete trovare sul profilo di Saul Mori. Ma tralasciando ciò, la nipote rivela che la bambola è in quella posizione perché a Gilbert piace comportarsi nello stesso modo in cui ha perso la vita. Racconta poi che quando era vivo non voleva mai sorridere, per questo si tolse la vita. Saul Mori, quindi, credendo ciecamente alle parole della sua nipotina, prova a comportarsi nel modo più rispettoso possibile e decide di fare un ritratto al piccolo Gilbert. What do you think of this painting, Gilbert? I did it for you. I rumori che si possono sentire in risposta alle domande di Saul Mori ricordano in modo agghiacciante i versi che farebbe qualcuno con la corda alla gola. Arrivata a questo punto, totalmente cosciente del fatto che Gilbert volesse comunicare, la ragazza decide finalmente di utilizzare la tavola Ouija ritrovata sotto il dipinto. Sembra proprio che la tavoletta fosse stata fatta appositamente in memoria di Gilbert, magari nei precedenti inquilini della casa. E infatti, quest'ultima crea un collegamento ancora più forte tra lo spirito del bambino e le persone in quella casa. Usandola, inizialmente nulla si muove, ma alla domanda «C'è qualcuno qui?», la planche si sposta lentamente verso il sì. Subito dopo, quindi, chiedono chi fosse e guardate cosa risponde la tavoletta. Viene fuori la parola Gilbert,
Un chiaro errore di spelling che ci si aspetterebbe da un bambino che scrive il suo nome. Ma poi chiedono quanti anni ha e la planchette si ferma tra il 6 e il 7. La cosa triste di questa seduta è che alla domanda «Stai bene?» la tavoletta risponde di no. E all'ultima domanda «Possiamo fare qualcosa per aiutarti?» la risposta è ancora no. Dopo questa spaventosa e al tempo stesso triste esperienza, come chiunque si aspetterebbe, le attività paranormali si fanno sempre più accentuate e frequenti. Gilbert inizia a diventare sempre più presente, manifestandosi anche con l'accensione di alcuni giocattoli. Ecco, questo a me sarebbe bastato per decidere di dar fuoco alla casa e scappare. Ma la nostra Soul Mori non si fa intimidire, perché è convinta che lo spirito di Gilbert sia benevolo e pacifico. Quindi, poco dopo, rivela di voler esplorare una parte della casa che porta direttamente dietro al dipinto, e si mette subito al lavoro. Entrando, si ritrova dentro una soffitta parecchio macabra, che sembra direttamente uscita da un film horror. In questo posto orribile, trovano qualcosa di altrettanto orribile. Un burattino, dall'aspetto femminile e decisamente sinistro. Ma la cosa più assurda è che tra le sue mani trovano un dipinto che raffigura una luna. La stessa luna che si trova sulla tavola Ouija di Gilbert. È disegnata nello stesso stile del dipinto del sole, ma questa volta c'è scritto «Gloria, piangi». Ma questo ovviamente sembra non spaventare abbastanza Soul Mori, che decide di portarsi a casa tutti gli oggetti che ritiene essere collegati tra loro. Dice di averlo fatto perché voleva mostrare loro l'amore che non hanno mai ricevuto quando erano in vita, chiunque essi fossero. Beh, da questo momento le cose sembrano andare per il verso giusto, fino a quando la ragazza si accorge di qualcosa all'interno del burattino di Gloria. È un cappellino che si adatta perfettamente al bambolotto di Gilbert, e non appena lo inserisce nella sua testa, questo sembra muoversi. Ma non finisce qui, ovviamente. All'interno del cappellino c'è anche un piccolo biglietto su cui è scritto «Ti avevo detto di sorridere». Per questo la ragazza ipotizza che questa Gloria potesse essere in realtà una sorella di Gilbert. Ma nonostante tutto questo assurdo e macabro susseguirsi di strani eventi, Soul Mori sembra essersi affezionata a queste bambole e alle loro storie. Tanto da suonare della musica per loro e prenderci il tè assieme. Proprio come aveva detto, stava cercando di mostrare loro quell'amore che non avevano ricevuto quando erano in vita. In questo periodo riprende più volte strani movimenti delle bambole, ma non sembra per nulla esserne spaventata. Tuttavia, ragazzi, ho una notizia parzialmente brutta. Soul Mori, in un video, ammette che una parte delle cose che ha mostrato è stata semplicemente inventata. Ma attenzione, afferma che la storia, il ritrovamento delle bambole e tutto ciò che ha scoperto su Gilbert sia vero al 100%. Ma da quel momento, un sacco di persone hanno iniziato a pensare che fosse tutto quanto inventato solo per promuovere la sua arte, i suoi disegni e le sue abilità. Per questo, la ragazza ha deciso di mettere le cose in chiaro e dire esplicitamente tutto ciò che era stato messo in scena. E, riassumendo, ammette che solo alcuni dei movimenti delle bambole erano finti, mentre tutto quanto il resto era assolutamente reale. Ora, sta a voi decidere cosa credere, ovviamente. Ma, a parer mio, trovo molto più plausibile che non sia tutta una semplice messa in scena. Ora però, torniamo alla storia. Passano mesi dall'inizio di questa vicenda. E il 5 giugno di quest'anno, Soul Mori fa un'altra scoperta agghiacciante. Facendosi guidare da un pendolino esoterico, la ragazza trova un'altra spaventosa bambola.
Dice che lo spirito di Gloria la stava cercando per qualche motivo e ipotizza che fosse la vera bambola di Gloria quando era in vita. Ma c'era anche qualcos'altro sotto il pavimento. Un'altra bambola ancora, più inquietante di tutte le altre trovate finora. Come fatto poco prima, ipotizza che questa invece fosse la vera bambola di Gilbert, quando era in vita. Ma ancora una volta, le cose assurde non finiscono qui. Solmori apre finalmente una piccola scatola che aveva trovato nella soffitta insieme al burattino di Gloria, e al suo interno, oltre a uno strano pupazzo, trova alcune foto. Sono le foto che presumibilmente ritraggono i veri Gilbert e Gloria. La ragazza singhiozza e fa fatica a parlare per via delle forti emozioni che quelle immagini hanno suscitato in lei. La sua sembra una reazione davvero difficile da fingere, ve lo assicuro. Dare un volto a ciò che finora era soltanto una storia ha riempito tutti di paura e al tempo stesso tristezza. E in effetti, pensare che quelle fossero persone reali, andate incontro a un destino così macabro e tragico, è sicuramente triste. Ma andando avanti, la ragazza ha poi pubblicato degli screenshot di una conversazione con il vecchio proprietario di casa, che riassumendo, le ha confermato di aver sempre assistito a vari fenomeni paranormali lì dentro. Quindi lei non è l'unica ad aver avuto esperienze del genere. Tutti coloro che hanno abitato lì hanno assistito a qualcosa di strano e terrificante. Comunque, per tutto questo tempo, accadono anche moltissime altre cose spaventose, collegate anche ad altre bambole che sono state inviate alla ragazza. Ma volendoci concentrare sulla storia di Gilbert e Gloria, non staremo qui a mostrarvele. Se siete interessati, sapete benissimo dove trovare tutto. Perciò, tornando alla nostra storia, Solmori fa ritorno alla casa, dove è iniziato tutto, sotto consiglio delle due piccole entità. E indovinate che cos'altro trova? Sì, un'altra bambola. Una bambola molto simile a quella a cui è attaccato lo spirito di Gloria. Ma questa volta il giocattolo tiene in mano un biglietto sul quale sono difficilmente leggibili le parole come sopra. La ragazza cerca di capirne il significato e quindi ipotizza che la frase debba essere continuata dalle parole così sotto per formare la frase completa come sopra, così sotto. E dato che ha trovato questa ennesima bambola all'ultimo piano, decide di andare in cantina per cercare qualcos'altro con il pendolino. E infine trova un'altra bambola ancora, sempre molto simile a quella di Gloria. Al suo interno un biglietto dice «così sotto». Arrivati a questo punto, la frase «come sopra, così sotto» era stata formata sul serio. E Solmori ipotizza che la bambola trovata sopra rappresentasse la madre dei due bambini, Maud, mentre quella trovata sotto rappresentasse in qualche modo Gilbert. Quindi, sempre secondo la ragazza, la madre sarebbe stata solo un'altra vittima del padre John, dato che le bambole riunite sembravano essere molto più calme. Quindi, la famiglia è stata riunita e portata lontano da quella casa in cui ha sofferto così tanto. Perciò, tirando le somme, John avrebbe maltrattato i membri della sua famiglia, in particolar modo Gilbert, il quale era obbligato a sorridere, anche se non gli veniva naturale. Per questo, alla tenera età di 6 o 7 anni, decide di porre fine alle sue sofferenze in modo definitivo. Solmori, però, cerca in tutti i modi di far ritrovare la pace a questi spiriti inquieti. E come abbiamo visto, alla fine sembra riuscirci. Se questa storia fosse accaduta realmente, sarebbe assolutamente scioccante e tristissima. E a parer mio, c'è una grande possibilità che tutto ciò sia accaduto davvero. Ma come al solito, lascio decidere a voi
che cosa credere. Si tratta di una reale e tragica storia che ha lasciato il segno anche ad un secolo di distanza, oppure è stato tutto un po' troppo esagerato? Vi prego di farmi sapere la vostra con un commento. Ma adesso non posso far altro che ringraziare tantissimo Mr. Amon per aver partecipato a questo video. E ringraziare tantissimo anche voi, che l'avete guardato fino a qui. Detto ciò, ragazzi, vi saluto. E come sempre, vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.